Ragazzi miei, buongiorno, ben ritrovati, buona Pasquetta a tutti, a voi e alle vostre famiglie. Come le avete passate queste feste allora? Vi siete scordati di me questo giorno? Ieri, vi siete scordati di me? Ieri ci si poteva prendere un giorno di pausa, oggi ho detto, dopo 2 giorni senza fare video, diciamo che non è mai capitato da quando ho aperto il canale, quindi non dico che lo devo fare per forza, perché comunque gli argomenti ce li ho sempre. Mi sembrava doveroso, ecco, comunque dare il mio supporto oggi, in questo giorno, Pasquetta, visto che tanti video non ne fanno. Ragazzi, Pasqua è una festa veramente che mi piace tanto, perché comunque è come se fosse Natale, però spostato a primavera. Non si è mai troppo piccoli per l'uovo Kinder, questo lo devo dire. Ieri mi sono fatto una bellissima Pasqua, il pendolone, seguitemi su Instagram, il pendolone. Andate a vedere quello che ho combinato ieri. Allora, siamo arrivati a praticamente l'ultimo giro di body questa stagione. Adesso parliamo della stagione del Milan, ovviamente. Siamo arrivati a quest'ultimo rush finale. Domani, ovviamente, andremo a parlare di quelle che saranno le parole del nostro mister, di vigilia della partita. Quella di settimana scorsa col Napoli era la partita dell'anno. Quella di dopodomani sarà la partita dell'anno ancora una volta. Come sapete, feci un video dove i biglietti erano a cifre esagerate, quindi non sarò allo stadio. Il discorso che voglio fare è, visto che comunque venerdì ho parlato un po' della partita quando stavo tornando dallo stadio, il giorno dopo mi sono un po' più concentrato sui pagliaccetti che fanno i bulletti e sulle pagelle. Poi ieri non ho fatto video, oggi volevo parlare di una cosa che comunque è trita e ritrita in noi tifosi, lo sappiamo benissimo, e sto parlando dell'inconcretezza dell'attacco. Inconcretezza dell'attacco che quest'anno ci ha, come dire, ci ha sacrificato una stagione, perché noi, se avessimo avuto un attacco un po' più decente, io non voglio dire forte, voglio dire decente, quindi non vogliono dire né Origi né Rebic, né quelli dell'altra sera, né Lazetic addirittura, che poverino è andato via a gennaio, quindi non c'entra niente. Però avessimo avuto un attacco un po' più decente, secondo me quest'anno in Coppa Italia saremmo andati avanti. In campionato avremmo sicuramente qualche punto in più, sicuramente, questo non me lo toglie nessuno dalla testa. E poverino Giroud ha dovuto giocare tutte le partite. I suoi sostituti l'altra sera sono stati Rebic e Origi. Io adesso non sono qui per fare nomi, però ho sentito che in questi giorni qua si è parlato molto di Tammy Abraham al Milan. Adesso non voglio fare un video su Abraham, però ragazzi, se questo qua fosse il nome, ma oro colato sarebbe. E ho visto molti dire, tenetevelo voi, non è un attaccante da Milan, perché Rebic e Origi sono attaccanti da Milan. Cioè, fatemi capire, se venisse Abraham, è il numero 9, ragazzi, secondo me è perfetto, perché non costa una miriade di soldi. È giovane, esperto, perché ha già vinto una Champions League, non da protagonista, col Chelsea. A Roma l'anno scorso, nella prima stagione, ha fatto 17 gol in campionato. Io firmerei col mio sangue. Se veramente fosse questo il nome, firmerei col mio sangue. Perché, ragazzi, o non andiamo in Champions, io l'anno prossimo quella gente lì là davanti non la voglio più vedere. Sto parlando di quei due lì. Cioè, non voglio fare gli altri nomi, perché Saelemaekers, Messias, sì, sono sempre, secondo me, gente che andrebbe scrollata dal Milan, ma probabilmente né Messias né Saelemaekers, anche perché Saelemaekers secondo me non ha mercato. Messias, anche lui quest'anno va per i 32, secondo me mercato non ce l'ha, a meno che non va in una Serie A piccola, diciamo in un Monza, in un Udinese. Quindi voglio dire, è gente che io scrollerei, però ragazzi, là davanti c'è da fare una rivoluzione, o andiamo o non andiamo, eh. Certo, fa tutta la differenza nel mondo andare o non andare. Io ci credo, ci siamo ancora dentro alla lotta in questa Champions League. Io ci voglio credere fino all'ultimo. Non oso neanche immaginare. Io ho sempre detto: se tu hai uno scudetto sul petto e l'anno dopo non vinci niente, anche se vai in semifinale di Champions, ma poi dopo non arrivi almeno nelle prime quattro. La stagione, ragazzi, è fallimentare. Se tu arrivi in semifinale di Champions, in finale di Champions, e non mi arrivi nelle prime quattro, la stagione è lo stesso fallimentare. Perché tanto in finale, ragazzi,
Io non, nel senso, non sono qua a dire, cioè ci spero, ci mancherebbe. Però io a vedermi un Milan che quest'anno arrivi in finale di Champions, so che mi alza la Champions, la vedo abbastanza difficile. Cioè io sono realista, ragazzi. E quell'altri, quelli che dicono, no, se voi dite che il Milan non può vincere la Champions, siete tifosi del Milan, ma per quale motivo? Ma per quale motivo? Ma cerchiamo di fare un po' realisti, ragazzi. Ma secondo voi il Milan ha la squadra più forte del Manchester City? Ha la squadra più forte del Real? Ha la squadra più forte del Chelsea? Ha la squadra più forte del Bayern Monaco? No, no, non vengo qua a vendere frottole io. Fatto sta che se arrivo in finale io vado a Istanbul, cioè ci mancherebbe, pago con le mie braccia, con le mie dita e ci vado a credere. Però che il Milan mi vinca la Champions quest'anno la trovo non cioè secondo me impossibile. Quindi, se non dovessimo andare in Champions League, raga, quest'anno chiudete il bilancio alla pari. Chiudete il bilancio alla pari, quindi scuse non ce ne avete più dopo, E non dite non ci sono soldi, non c'è questo, non c'è quell'altro. Soldi dalle partite di Champions se l'avete presa una cifra. A vendere non siete capaci, questo l'avete ampiamente dimostrato. Quindi via Rebic, via Origi, via Ibra. Giroud si deve accomodare in panchina perché io sinceramente l'anno prossimo va per i 38, vedere ancora Giroud titolare del Milan non lo voglio vedere. Con tutto l'amore che provo io per Giroud, Ibra la stessa identica cosa. Ibra quest'anno si deve chiudere il contratto stretta di mano. Se vuoi stare, stai secondo di Pioli in panchina, stai seduto quello che vuoi, ma in campo non serve più a un cazzo. Ibrahimovic, e su questo penso siamo d'accordo tutti quanti. Cioè, io spero che qualcuno mi commenti qui sotto e dica: no, Ibrahimovic è l'attaccante dei prossimi 5 anni del Milan. Ognuno può dire quello che vuole. Io posso non essere d'accordo, posso non essere d'accordo e ve lo scriverò, vi risponderò. Però ragazzi, davanti c'è veramente bisogno di una rivoluzione. O si va o non si va. Poi tutto va in base, cioè se andiamo in Europa League fai un mercato da Europa League. Se vai in Champions League devi fare un mercato da Champions League. Ovvio, questo è ovvio. E nessuno sta dicendo vai, se vai in Europa League devi andarmi a prendere Abraham, perché Abraham non te lo potrei forse permettere. Visto che comunque secondo me te lo potresti permettere lo stesso. Con i soldi che hai preso quest'anno, botteghini, ogni partita c'ha 70.000 persone, il Milan. Le due partite di Champions League col Tottenham e adesso col Napoli, dove ogni volta si supera il record. Quindi non vendete frottole quest'anno, Non dovete vendere frottole. Quest'anno c'è da fare la rivoluzione, c'è da fare il Milan sul mercato. Non sempre quelli così, non sempre quelli così. E non sto parlando della dirigenza, io sto parlando della proprietà, che è una cosa diversa. Quindi, Cardinale, io ho fatto tantissimi video su di te. Quest'anno non hai cazzi. L'anno scorso c'era il momento che si doveva cambiare la proprietà. A gennaio, cos'è che c'era? Che cosa che hanno venduto? No? Addirittura non c'era un euro da spendere. Hanno speso 350.000 euro per il terzo portiere, quarto portiere, Davis Vasquez, che non so neanche se si sta allenando, sto guaglione, poverino. Quest'anno non vendete, adesso non venite poi a dire no, non siamo andati in, metti caso, non andassimo in Champions League. Venite a dire no, senza Champions League i soldi non ci sono perché il bilancio è così adesso, è a zero, non avete più debiti, non abbiamo più rossi. Metti le mani al portafoglio, mettete le mani al portafoglio. Se ci fosse l'opportunità di prendere Abraham, ragazzi, baciamo per te, io bacerei per terra se arrivasse Abraham. Però non c'è da fare solo lui, C'è da fare l'esterno destro. E poi bisogna vedere anche con quale schema il mister vuole andare avanti, perché per me l'anno prossimo tutti dicono Pioli out, Pioli out. Secondo me se non va, arriva nei primi quattro è giusto cambiare. Ma siccome io credo che comunque nei primi quattro ci possiamo arrivare, e credo che ci arriveremo, il mister dell'anno prossimo sarà ancora Pioli. Cioè questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Cioè dubito che se il Milan arriva quarto il Milan cambia allenatore. Quindi bisogna vedere anche con quale modulo il mister vuole andare avanti, perché se non si riscatta De Ketel, se non si riscatta Brahim Diaz, se De Ketel non si dà una mossa, ragazzi, l'anno prossimo anche là c'è da giocare senza un trequartista ed andare a puntare sulla punta, l'ala e l'altro centrocampista per giocare a tre a centrocampo. Punto. Se vai a prendermi Aouar a zero, già c'è più soldi per spendere. Due giocatori, due. Prendi Aouar a zero. Cosa che io non so perché, per quale motivo ancora non si sia ufficializzato una roba del genere, perché Aouar è fortissimo. Lo conosco da una vita, Aouar è fortissimo. Nel Milan ci starebbe una meraviglia. Quindi ci sarebbero da prendere attaccante e ala.
Ragazzi, se non mi comprate neanche questi, allora andatevi a comprare il Feral Pisalò che ieri si è qualificato in Serie B. Detto questo, ragazzi, il video di Pasquetta può terminare qua. Voi fatemi sapere quello che pensate. Saluto Joe Benzinero Rossonero, che oggi nei commenti ci siamo sentiti, è una persona simpaticissima. Sei incompetente, Joe. Hai capito? Ricordo. Sto scherzando. Non hai mai fatto sport, quindi sei incompetente. Non puoi parlare di calcio, mi dispiace. Dopo questa battuta, ragazzi, io vi saluto qui. Iscrivetevi al canale mio, mi raccomando, è di Domebet. Domani, no, mercoledì, sull'angolo rossonero alle ore 17:30. Attivare la campanella, commentare, condividere, mettere mi piace, chi più ne ha più ne metta. Un bacio a tutti e a domani.